Io che non sono un fautore della verità, ma un nemico della post-verità, mi accontenterei che gli utilizzatori di internet si attenessero a un rigore etico maggiore, un rispetto della teoria dell'argomentazione e delle argomentazioni proposte, e magari ancora anche un linguaggio meno sgrammaticato. Ma comunque di questo parleremo in altre occasioni. Chiamerei, secondo quanto ci siamo accordati, anzitutto il professor Giorgio Ventre a svolgere le sue considerazioni. Ci siamo dati una quindicina di minuti, se vogliamo lasciare un po' di tempo al dibattito, pregherei un autocontrol, un minimo di rispetto dei tempi. Poi chiamerei anche Massimo Villone se mi affianca, che dovrà parlare successivamente. Poi sì che resta, se vogliono venire qua. Allora, innanzitutto buonasera, io ringrazio per questo invito a parlare di questo libro di Giovanna. Insomma, allora io cercherò di essere assolutamente rispettoso di questo limite, anzi forse sarei felice di salvaguardare anche qualche minuto in più. Diciamo, mi trovo unico ingegnere in un contesto giuristi che, diciamo, no, no, il termine covo mi sembra esagerato, l'ho pensato ma non ho avuto il coraggio di dire. In realtà, diciamo, il rapporto tra ingegneri e diritto è un rapporto abbastanza complicato. Io tendo a paragonarlo a quello del rapporto che abbiamo con le malattie esantematiche, cioè nel senso, cioè, gli ingegneri ritengono che il diritto sia una specie di morbillo, lo devi prendere, devi cercare un attimo di sopravvivere quanto più rapidamente possibile, e poi, diciamo, se guarisci, è una specie di, diciamo, di immunità. Nel caso specifico invece degli ingegneri, l'informazione del rapporto, ringraziando il cielo, è decisamente più maturo, nel senso che per me, io parlo di ingegneri di informazione, quindi ingegneri informatici, delle telecomunicazioni, eccetera. In realtà si capisce che quando noi parliamo, creiamo, inventiamo, almeno cerchiamo di creare nuove tecnologie, è evidente che l'impatto che noi abbiamo sulla società, su quello che ci circonda, è decisamente più forte. Io spesso, quando parlo ai miei studenti nelle prime lezioni, io insegno un corso che si chiama Reti di Calcolatori e lo faccio, diciamo, sia studenti della laurea di primo livello in ingegneria informatica che alla laurea magistrale in ingegneria informatica e delle telecomunicazioni. E quando parlo appunto diciamo, un po' delle tecnologie, di come le tecnologie dell'informazione si sono sviluppate, in particolare di come si è sviluppata internet, dico sempre: guardate che, diciamo, molto spesso l'innovazione è stata più governata dalla normativa vigente piuttosto che invece dalla capacità di alcune persone di avere delle buone idee. E, diciamo, cito, diciamo, lo sviluppo di quello che noi vediamo della trasmissione multimediale su internet, cioè di quello del fatto che oggi internet è diventato essenzialmente un vettore di audio e video. Non perché prima non si potesse fare, cioè non si potesse fare tecnologicamente, ma perché era vietato farlo, cioè nel senso non si poteva, diciamo, utilizzare una rete dati per mandare video in giro, non era consentito. Questo fa sì che quando, diciamo, quando un ingegnere, diciamo, dell'informazione tende appunto ad avere una nozione un po' più profonda di quello che sono diciamo, gli aspetti giuridici, normativi di quello che fa, si deve avvicinare a certi problemi chiaramente in punta di piedi. Io devo riconoscere a Giovanna il fatto che, diciamo, fin dal primo momento, diciamo, quando noi ci siamo un pochettino conosciuti, abbiamo cominciato a lavorare insieme, diciamo, è stato divertente vedere che l'interesse che io avevo in tutta una serie di tematiche legate ai diritti su internet era, devo dire, corrisposto dal suo interesse nei confronti degli aspetti invece più tecnologici di internet. Faccio un esempio e parto, anzi, userò soltanto questo esempio. Quello legato alla neutralità della rete, dove Giovanna dedica, diciamo, l'ultima parte, il suo ultimo saggio, credo, nel suo libro. Diciamo, allora, come nasce questa specie diciamo, di confronto? Premetto che siamo su posizioni abbastanza differenti su questo, però, diciamo, ciò non toglie che, insomma, lavoriamo diciamo, in maniera molto, molto piacevole insieme.
Allora, diciamo, io mi occupo appunto di internet da tanto tempo, cerco di far capire, diciamo, ai colleghi, sia diciamo, tecnologi che giuristi, che noi stiamo parlando di qualcosa che non esiste, non esiste la neutralità della rete. La rete non è neutrale, non è mai stata neutrale, non può essere neutrale. E non lo è per motivi tecnologici. Spesso diciamo faccio per far capire questo aspetto, diciamo, utilizzo un esempio, cioè internet, o meglio diciamo l'internet può essere vista come una specie di buffet che, diciamo, dove c'è una competizione tra un signore che è diversamente magro, diciamo, e quindi vuol mangiare, diciamo, e dei bambini che vogliono mangiare ugualmente. Allora, il problema è che se diciamo, i bambini sono ben educati, diciamo, normalmente in internet c'è il rischio che questi bambini muoiano di fame, non mangiano, diciamo, perché l'ingordo tende a prendere tutte le risorse. Tradotto in termini di internet significa che oggi ci sono dei provider di contenuti, quelli che noi chiamiamo gli over the top, che hanno creato un'infrastruttura assolutamente parallela rispetto all'infrastruttura di internet, che sfrutta internet paradossalmente soltanto una parte di accesso, ma che invece hanno una propria infrastruttura totalmente autonoma, e che quindi si trova in una posizione di incredibile vantaggio, diciamo. Noi da diverso tempo stiamo studiando, diciamo, stiamo facendo attività di ricerca su questo settore. È divertente andare a vedere come il comportamento, diciamo, e la performance della fruizione di video cambia radicalmente se noi tiriamo un provider grosso come YouTube, uno medio tipo Vimeo e il terzo come con altri piccoli, diciamo, che esistono nel commercio, in commercio disponibili su internet. C'è una differenza sostanziale. Chiunque, diciamo, usi YouTube per accedere a un video si accorge che la qualità è decisamente migliore, ma semplicemente perché YouTube sfrutta un'infrastruttura di rete parallela che è quella che mette a disposizione Google, così come chi usa Vimeo utilizza invece un sistema che si chiama Content Delivery Network, che sono delle cache, delle memorie sulla rete che a pagamento rendono decisamente più fruibile questo video. Chi invece utilizza Dailymotion, che è un provider francese piccolino, almeno lo era fino a poco tempo fa, adesso insomma, è in via di acquisizione. In realtà chi usa un provider come questo va direttamente ad accedere questi dati su un server in Francia, quindi con delle performance molto piccole. Quindi che significa? Significa che se la parte tecnica è anche noiosa, quindi mi scuso se sono entrato un attimo nei dettagli, però in realtà fa capire che il concetto di neutralità non esiste, cioè effettivamente oggi, anche da un punto di vista della fruizione di servizi commerciali più o meno, diciamo, gratuiti sulla rete, è assolutamente, diciamo, toccata, cambiata, consentitemi, falsata dalla capacità del provider di essere più o meno presente a fianco a me. Le content delivery network significa che io cerco di mettere il dato, il contenuto, quanto più possibile vicino a me utente. Quindi significa che paradossalmente, diciamo, e qua diciamo, diverge un po' il punto di vista tra mio e con quello di Giovanna, io vedo, diciamo, il problema della neutralità come un eccesso, diciamo, di diciamo, come il rischio di non proteggere il nuovo ingresso, diciamo, colui che porta quella famosa innovazione che invece i fautori della neutralità apparente difendono. Cioè io spesso, appunto, anche nella famosa lettera di Obama che diciamo, precedeva, diciamo, l'assunzione della posizione dell'FCC sulla neutralità, diceva che bisogna mantenere internet come un playground naturale, diciamo, aperto a tutta ad una competizione che sia di tipo quasi darwiniano, no? Selettiva, cioè che vinca il migliore. In realtà si capisce che così non è, perché siamo di fronte a un ecosistema in cui ci sono dei Tyrannosaurus Rex che, diciamo, impediscono la nascita di nuovi soggetti. E quindi io, diciamo, passerei a parlare, diciamo, meglio di una tensione verso una equità della rete più di neutralità, però perché neutralità non è e non lo è né da un punto di vista tecnologico né da un punto di vista del mercato.
Ora, diciamo, il merito che io appunto do a Giovanna è, che, diciamo, è proprio questo, cioè il fatto che lei, diciamo, ha seguito un approccio che secondo me è molto importante, cioè quello di fare in modo che chi si occupa di diritto in questi ambiti non possa esimersi dall'entrare in alcuni tecnicismi, perché se no si ha un'idea, un modello di funzionamento di internet che non è quello vero, cioè vedere internet come effettivamente un mezzo di comunicazione assolutamente paritario che consente, diciamo, un accesso libero diciamo, è assolutamente diciamo, identico da un punto di vista delle prestazioni, non è così. Io credo quindi che nel caso specifico del lavoro che probabilmente deve essere fatto e che io auspico, è che questa l'approccio, diciamo, verso una diciamo una prima è stato usato il termine regolazione di internet, io non amo usarlo, non voglio usarlo perché, diciamo, effettivamente non mi piace usare il termine regolazione, però il termine di regolamentazione, diciamo, il fatto di introdurre, diciamo, dei meccanismi correttivi di natura normativa sia dal punto di vista del mercato sia dal punto di vista dei diritti, credo che sia effettivamente una cosa necessaria. Però questo non possa, diciamo, ottenersi se non effettivamente andando a mettere in comunicazione queste due comunità che devono necessariamente imparare a collaborare, diciamo, sia da un punto di vista, diciamo, sia dal punto di vista appunto degli ingegneri che, ahimè, appunto devono cominciare a convivere con delle considerazioni di questo genere, sia dall'altro, ripeto, per, diciamo, verso la formazione di alcuni giuristi che abbiano effettivamente delle competenze di natura tecnologica che consentono loro di entrare un pochettino più in verticale sugli aspetti più tecnologici. Grazie. Grazie, ringrazio molto l'ingegnere Ventri.